Buonasera, ben ritrovati su Caffè 24, nuovo appuntamento con speciale Lega Pro, Girone B1, Girone B sempre più dominato dal Venezia che batte il Sudtirol al Druso e approfitta del KO del Padova sul campo della Feralpi Salò. I biancoscudati vengono dunque sorpassati al secondo posto dal Parma, ma al momento sono ben 8 i punti che separano gli uomini di Inzaghi da quelli di D'Aversa. Della situazione in casa crociata parleremo in collegamento telefonico con il nostro corrispondente dalla città emiliana, Simone Lorini, direttore di parmalive.com. Altro collegamento telefonico nell'ambito però del nostro consueto focus dedicato alla lotta per non retrocedere, quello con Ivan Speranza, capitano del Teramo nonché match winner del derby con la San Benedettese di sabato pomeriggio grazie a una rete al 92esimo minuto. Dunque tanti temi, puntata tutta da seguire e da vivere assieme ai nostri ospiti in studio. Li vado subito a presentare. Tommaso Rocca, giornalista di PadovaSport.tv, ben ritrovato. Ciao Alessandro, un saluto agli amici a casa. E questa sera è tornato a trovarci anche Gabriele Fusarpoli, orfano di Andrea Pistore, di Padova Gol. Oggi sì, buonasera Alessandro e buonasera a tutti. Ricordiamo inoltre che come di consueto potete interagire con il nostro studio al numero in sovraimpressione tramite SMS, il 393-988-1131. Adesso andiamo a vedere in grafica il quadro dei risultati completi maturati nel 32esimo turno, un turno che si è aperto con l'anticipo di giovedì sera del Mapei Stadium tra Reggiana e Pordenone, terminato a reti bianche, così come Modena Forlì e Bassano Albino Leff. Segno X anche tra Fano e Mantova, mentre il Teramo, come detto, si impone per 2-1 sulla San Benedettese, così come la Feralpi Salò sul Padova e Lumezzane sull'Ancona. 1-0 del Sant'Arcangelo sul Gubbio di fronte al pubblico amico. Venezia e Parma vincono per 2-0 su Sudtirol e Maceratese. Andiamo dunque a vedere come si è mossa la classifica con il Venezia capolista che sfonda quota 70 punti e al momento si trova a più 8 sul Parma e a più 9 sul Padova. Il Pordenone mantiene a distanza di sicurezza la Reggiana ed è apertissima come sempre la lotta per il decimo posto, l'ultimo utile per i playoff, al momento detenuto dal Bassano anche grazie alle penalizzazioni di Sant'Arcangelo e Maceratese. In fondo alla classifica troviamo l'Ancona, ormai condannata all'ultimo posto, dunque alla retrocessione diretta in Serie D, ma guardate che grande bagarre per evitare i play-out, con ben 6 squadre in soli 2 punti, da 33 a 31, Mantova, Modena, Forlì, Lumezzane, Teramo e Fano. Tommaso, questa qui probabilmente sarà la battaglia più avvincente da seguire in questo ultimo scampolo di campionato. Sì, credo che anche sul Tirol non sia il sicuro, perché non è un buonissimo momento per la squadra di Bolzano e avrà anche delle partite non facili, tra cui appunto anche quella con il Padova nelle ultime giornate di campionato. E tra l'altro, a parte l'Ancona, direi che appunto le altre 6 squadre, con Mantova e Modena probabilmente un po' favorite, sia perché sono un po' di rincorsa, sia perché comunque sono un attimo, hanno trovato anche dei risultati importanti nelle ultime domeniche, e loro sono le favorite, altrimenti la lotta per evitare i playout sarà fino all'ultima domenica sicuramente spumeggiante. Mentre Gabriele, per quanto riguarda il primo posto, ormai lo scettro sembra segnato. Mi sa proprio di sì, soprattutto alla luce dei risultati di ieri, delle prestazioni di ieri. Venezia si è imposto al Druso di Bolzano su un campo che è stato definito appunto dagli arancio nero verdi di patate, perché tutti si sono lamentati del campo, eppure sono riusciti ad imporsi 2-0 subito nel primo tempo e hanno messo in cassaforte il risultato. Il Parma resiste con questo 2-0 appunto sulla Maceratese. Il Padova purtroppo è incappato in questo passo falso sul campo della Feralpi Salò, non se l'aspettavano. Oggi ne abbiamo parlato anche al campo alla Guizza in occasione del primo allenamento settimanale in vista dell'appuntamento di mercoledì sera, e non si aspettavano questo passo falso che però è arrivato appunto a causa di un primo tempo che direi scellerato, perché sono stati fatti degli errori che non si erano visti praticamente negli ultimi 3 mesi. Ne parleremo in maniera approfondita nel corso della trasmissione. Ci arriva subito un messaggio: game over, campionato finito, chi vedete favorito ai playoff? Dunque questo tifoso si proietta alla post season. Tommaso, che nomi possiamo dare? Diciamo che il Parma è una formazione che parte favorita. Non dobbiamo dimenticare che ci sono altri 2 gironi che produrranno delle squadre che sicuramente avranno, non dico le stesse possibilità, ma comunque grandi occasioni di far bene. E per dire, nel girone A, che sembrava chiuso già da qualche mese, invece l'Alessandria alla fine adesso ha solo 3 punti di vantaggio sulla Cremonese,
Un Alessandria ai playoff sarebbe pericolosa, Certo. come la stessa Cremonese se dovesse arrivare seconda, sarebbe sicuramente tra le formazioni da tenere d'occhio. Stessa cosa nel girone C, dove il Foggia sembra un attimo più favorito rispetto al Lecce, ma i salentini saranno sicuramente una squadra che darà battaglia, E anche il e, Materno. pa e Parma e pa sì, forse un gradino sotto lo Certo. metterei, e ovviamente Parma e Padova per il girone B. Secondo me sono tutte squadre che possono vincere e guadagnare la promozione. Dipenderà in che condizioni arriveranno, perché abbiamo visto che alla fine sarà praticamente un altro mini campionato e sarà importante vedere in che condizione fisica arriveranno le squadre. Tornando invece al girone B, alla regular season, apriamo la nostra panoramica sul turno disputatosi questo fine settimana con il già citato successo del Venezia sul campo del Südtirol. Tommaso, Venezia troppo forte per gli uomini di Colombo. Sì, nonostante il campo definito appunto poco, quasi al limite della praticabilità, e una squadra che magari poteva diciamo, sentire il fatto di aver fatto una partita a Matera mercoledì, seppure con altri giocatori, però Inzaghi, a differenza di altri allenatori, comunque aveva portato in trasferta tutta la squadra, e comunque era un viaggio praticamente dal sud Sì, due all'estremo nord mondi diversi. dell'Italia, e appunto per una rosa che non è abituata a fare questi viaggi, perché non è capitato spesso in stagione, ecco. E invece la squadra ha dimostrato di essere completamente focalizzata sull'obiettivo, ha chiuso la pratica già alla fine del primo tempo, non ha rischiato nulla nella ripresa, anzi probabilmente ha anche un attimo tirato il freno a mano in vista del turno infrasettimanale, tanto da risparmiare qualche energia. Sì, Gabriele, come dice correttamente Tommaso, poteva esserci anche qualche insidia in questa partita per il Venezia, non solo per la trasferta di Coppa sul campo della Matera, ma anche per il pareggio della scorsa settimana contro il Sant'Arcangelo. Però questa squadra ha offerto una prova di grande maturità. Lo speravano, credo, un po' tutti, anche per tenere aperto il campionato fino all'ultimo. Invece hai detto bene, grandissima prova di maturità. Leggendo le cronache e vedendo anche un po' gli highlights, è stato oltretutto un dominio territoriale del Venezia, nonostante non abbia creato così tante occasioni. Però del Südtirol l'unica occasione segnata sui taccuini degna di nota è un palo nel secondo tempo, Esatto, quindi sì. diciamo è stato fatto anche poco dagli uomini di Colombo. Niente da dire, stanno tenendo una marcia incredibile gli uomini di Inzaghi, non stanno perdendo alcun punto, non stanno perdendo colpi, a parte appunto, come hai già citato te, il pareggio della scorsa settimana. Se vinceranno il campionato, oramai credo che sia praticamente cosa fatta, ci sarà solo da applaudirgli e non c'è niente da dire. E una delle chiavi della partita del Druso è stata la catena di sinistra del Venezia, Tommaso, con Garofalo e Marsura. Oltre ai gol che entrambi hanno messo a segno, sono davvero due giocatori di categoria superiore. Vabbè, Marsura da inizio campionato, che io lo cito sempre perché magari non è quello che la mette dentro più degli altri, perché abbiamo detto più volte che magari manca il Sì. bomber principe al Venezia, Poi ha però avuto anche qualche infortunio di troppo, non ha trovato continuità. sì, infatti non c'era domenica scorsa con Sant'Arcangelo, ed è stata magari una anche delle mancanze che si sono fatte sentire di più per Inzaghi, però è un giocatore che sì, salta l'uomo con facilità estrema e sta dimostrando anche di trovare la porta in maniera migliore rispetto magari ad inizio stagione. E Garofalo invece ha un piede sinistro che ce ne sono pochi sicuramente in Lega Pro, e non sfigurarsi sicuramente neanche in Serie B. Gabriele Venezia, abile anche a concedere davvero poco in difesa ed è sempre un compito difficile in un campionato equilibrato come questo. L'abbiamo visto ad esempio nel Padova, le ultime 10 partite aveva subito pochissimi gol e poi nel giro di mezz'ora vai a Salò in una partita che definire facile sarebbe stato un errore, però poteva essere sicuramente alla portata degli uomini di Mister Brevi ed invece prendi due gol. Il Venezia invece ultimamente ha trovato quella quadratura del cerchio che gli permette di subire pochissimi gol. Avete citato la catena di sinistra con uomini di una certa esperienza, si riesce a contenere anche le avanzate avversarie. Mi viene in mente soprattutto Domizzi. C'erano molti dubbi all'inizio stagione perché comunque l'anno scorso nelle file dell'Udinese aveva giocato poco anche a causa di un infortunio. Invece non solo sta guidando a dovere la difesa, ma è riuscito anche a fare un paio di gol veramente importanti, di quelli che hanno sbloccato risultati in partite importanti e pesanti.
e quindi il Venezia, oserei dire, è una macchina perfetta e ha soprattutto dei ricambi all'altezza, perché Filippo Inzaghi ha sottolineato che Geico sarà squalificato in occasione della partita della Federal Pisa-Lo, ma aveva già detto, o meglio, è stata anche una vecchia volpe, ha detto avevo già pensato di mettere Ferrari al posto suo appunto nel turno infrasettimanale, quindi qualsiasi pedina venga messa in campo, Inzaghi può andare sul sicuro. E andiamo proprio a sentirlo, mister Pippo Inzaghi, nelle dichiarazioni del post partita. Inzaghi che si proietta anche al turno infrasettimanale di dopodomani. Vediamo. Oggi la squadra ha veramente dimostrato una maturità sorprendente. Siamo stati bravi perché su un campo così era difficile comunque passare in vantaggio. L'abbiamo voluto, abbiamo fatto un ottimo primo tempo. Oggi era impossibile poter giocare a calcio, per cui l'abbiamo messa sotto la voglia di vincere. È chiaro che abbiamo dimostrato che sapevamo che questi erano 3 punti fondamentali. Il Padova non aveva una gara semplice e magari poteva succedere qualcosa. È successo, però quello che ho detto ai ragazzi a fine partita, dobbiamo continuare, non è fatto ancora nulla, nulla. Chiaramente più le giornate diminuiscono, i punti aumentano, è un bene, però abbiamo uno scontro diretto e mi auguro, perché oggi anche i tifosi che sono venuti qua ci hanno fatto veramente fare la differenza, di trovare uno stadio mercoledì è la partita della stagione, per cui si affrontano loro due, è chiaro che i nostri 3 punti sarebbero un mattone importante per la Serie B. Insomma, la squadra sta molto bene, io ero molto fiducioso. Insomma, cosa posso dire a questi ragazzi? Penso che nelle ultime 16 partite ne abbiamo vinte 13, pareggiate 3. Gabriele, il ragionamento di Pippo Inzaghi non fa una grinza, perché con lo scontro diretto tra Padova e Parma, la partita di mercoledì del Venezia contro la Feralpi può davvero risultare decisiva. Può davvero risultare decisiva, comunque va ricordato, ma non perché siamo di parte, ma perché basta dare una rapida occhiata e il Venezia ha un calendario anche alla portata rispetto al Padova. Il Padova ha Parma, Venezia, Pordenone in rapida successione. Venezia ha delle partite sulla carta, ribadisco, quasi facili, perché comunque quando vai a affrontare squadre che lottano per la salvezza niente è scontato, e l'abbiamo visto appunto anche settimana scorsa col Sant'Arcangelo, che è in quel limbo, può giocarsi ancora i playoff, pienamente nei playoff, e non molleranno niente. Pippo Inzaghi l'ha detto giustamente, in 16 partite 13 vittorie e 3 pareggi, a una squadra del genere non gli si può dire nulla. Assolutamente, un Venezia che merita indiscutibilmente il primo posto in classifica. Comunque, Tommaso, lo dicevamo prima, Inzaghi ha annunciato turnover contro la Feral Pisa-Lo, però non è un grosso problema se hai delle riserve come quelle che ha il Venezia. No, ha praticamente 2 squadre, magari ovviamente ci sono dei giocatori che sono insostituibili per caratteristiche. Però hanno comunque chi li sostituisce ha comunque magari qualcos'altro che riesce comunque a sopperire a delle assenze che siano forzate o che siano magari come potrebbe essere mercoledì per scelta tecnica. Tra l'altro non ho ben capito se Inzaghi dica questa è la partita della stagione, però farà turnover. Allora non ho ben capito Sì, quale veramente. delle cause voglia sposare ancora. O come sempre ci sta prendendo un po' in giro, come ha fatto Un po' di per frisati, durante, sì. molte volte durante la stagione, o se no, secondo me comunque non ha nemmeno bisogno di fare turnover, o se lo farà, come abbiamo detto prima, ci saranno comunque giocatori validissimi che sostituiranno gli eventuali titolari, insomma. Gabriele, certo che se la Feral Pisa-Lo dovesse rivelarsi quella che abbiamo visto ieri contro il Padova, Venezia deve tenere ben alta l'attenzione. Niente da dire, la Feral Pisa-Lo ha veramente fatto un partitone, ha soprattutto dominato il Padova nel primo tempo, non solo dal punto fisico, dal punto di vista tattico, ma anche dal punto di vista mentale, perché è riuscita a contenere nei primi 5 minuti la sfuriata iniziale del Padova, ha trovato questo gol che può sembrare fortunoso, che però se lo si va ad analizzare bene nasconde anche degli errori in fase difensiva da parte della retroguardia biancoscudata. In È quel una novità, momento è già una era una notizia novità, questa. l'avevamo detto anche prima, esatto, è una novità perché eravamo abituati a un Padova che subisce pochissimi gol, al Padova che è miglior difesa del girone B, e invece appunto, ha avuto questa disattenzione che si è rivelata fatale. Nella mezz'ora successiva ha provato a riaprire il risultato,
comunque a trovare magari il gol del pareggio, ad alzare un po' il baricentro, e credo che la troppa frenesia abbia giocato loro un brutto scherzo, perché ha lasciato molti spazi alla Ferrapi Salò, che ha avuto due occasioni clamorose prima della bellissima azione che ha portato al momentaneo 2-0. Un passaggio vuoto, un 45 minuti che possono costare caro al Padova, soprattutto perché adesso è stato superato appunto dal Parma in classifica. Mercoledì c'è lo scontro diretto, arrivarci da terzi ad un punto invece che magari con da quelle secondi, due partite dopo, poi con due partite dopo così importanti e così difficili, potrebbe essere psicologicamente pesante per esatto, Tommaso, non ci voleva proprio questa sconfitta anche dal punto di vista mentale. No, oddio, diciamo che comunque il Padova stava sì giocando, sì portando a casa risultati pieni da qualche domenica, stava giocando alla solita maniera, in maniera solida, non stava entusiasmando, quindi da un certo punto di vista possiamo anche dire che sorprende, ma fino a un certo punto, perché se una squadra comunque qualche passaggio a vuoto e non lo aveva avuto dal punto di vista dei risultati, ma dal punto di vista del gioco erano un paio di domeniche, sì, che hai ragione, sì. Forse il Padova, per stessa missione certo, anche degli diretti interessati, aveva portato a casa qualcosina in più. Dopodiché sono come sempre gli episodi a fare secondo me la differenza, perché se quel tiro invece di colpire la traversa e tornare in campo va fuori, magari la Ferrapi non trova il vantaggio dopo 7 minuti, giochi un'altra partita. Se Decenco riesce a trovare il pareggio o comunque nel primo tempo riesce a segnare il gol che potrebbe cambiare le sorti della partita, si trova di fronte a un'altra gara. L'unica cosa che forse non ho ben capito, o che magari posso anche condividere l'idea di Brevi a inizio partita, era quella di non far giocare un giocatore come Dettori, che in questo periodo continuava, nonostante la squadra non si esprimesse a livelli altissimi dal punto di vista del gioco, a essere la molla che faceva scattare quelle azioni importanti che dopo magari spesso si rivelavano decisive per i tre punti. Ecco, la scelta di Dettori, facile sempre parlare da qui e col senno di poi, la scelta di Dettori in panchina è stata forse un po' azzardata. E sì, forse questo può essere un po' un punto debole del Padova nei confronti ad esempio delle Venezia, una panchina un po' più corta. Sì, è quello che dicevamo prima, se non gioca Marsura ma gioca Falzerano, o non gioca Geico, gioca Ferrari, se non gioca Dettori e gioca Mazzocco o Berardocco, dipende da come si vuole vedere chi fosse stato il suo sostituto, non è la stessa cosa, non è la stessa cosa. Comunque Tommaso, il risultato a mio modo di vedere è corretto, nel senso che comunque il primo tempo è stato totalmente a favore della Ferrapi Salò, e nella ripresa il Padova non è che abbia creato decine di palle gol per rimettere in parità la partita, anche perché poi nella ripresa tra l'altro anche la Ferrapi per due volte è andata vicino al gol. Sì, sì, probabilmente dopo il 2-1 non c'è stata quel forcing che ci si aspettava da una squadra che vuole, diciamo, vincere il campionato, perché questo era l'obiettivo, o comunque uno dei dettami che era stato ripetuto in settimana dopo aver guadagnato due punti, scusa, sul Venezia. E se vuoi vincere il campionato, dopo il 2-1 devi attaccare e tenere gli avversari fino a che non trovi il pareggio e magari anche la vittoria. Invece è stata quasi la Ferrapi a andare più vicino al 3-1 che il Padova al pareggio. Certo è che una mancanza come quella di Neto Pereira in una squadra che viveva delle intuizioni del brasiliano si è sentita, perché queste sono le partite nelle quali se non riesci a trovare magari il guizzo giusto ci serve la giocata del campione, e il campione ieri non c'era. Gabriele, anche alla luce delle precedenti prestazioni c'è chi ha iniziato a parlare di un Padova stanco, di un Padova spossato dal punto di vista fisico. Tu segui anche gli allenamenti, qual è la tua opinione in merito? Guarda, paradossalmente questo è successo settimana scorsa, nella rifinitura prima di Bassano ho visto una squadra più tonica, soprattutto nell'ultimo allenamento appunto settimanale, rispetto a quanto l'avessi vista negli ultimi due mesi. Mi era rimasta impressa questa cosa, ero ottimista per la partita di Bassano, poi in campo a Bassano abbiamo visto una certa difficoltà, vuoi anche per la bravura degli avversari, perché comunque certo, va riconosciuta, a creare gioco. Questa settimana avevo visto bene il Padova, poi
dice giustamente Tommaso, possiamo stare qua a criticare le scelte, possiamo stare qua a parlare col senno di poi, sono bravissimi tutti. Io non dimenticherei che il Padova ha fatto una gara in monta, ha fatto una gara in corsa ed è riuscita a raggiungere le prime posizioni dopo un inizio stentato in cui si temeva che sarebbe stato un campionato quasi anonimo. Però nonostante questo tu mi dici che hai visto la squadra tonica. Io la vedo tuttora tonica, poi chiaramente ci sono tra gli acciacchi la mancanza di attaccanti, perché va ricordato che settimana scorsa, prima della partita con la Feral Pisalò, l'unico che si allenava a pieno regime è stato De Cenco, sì. E non si sapeva chi degli attaccanti sarebbe ritornato. Oggi si è rivisto Neto Pereira in gruppo, si è rivisto anche Alfa Game, però Altiniera a parte, quindi bisogna centellinare, diciamo, soprattutto per quanto riguarda il reparto avanzato, perché gli uomini sono contati e per il rush finale con tanto di playoff bisogna avere tutti gli uomini possibili a disposizione. Sentiamo ora l'analisi nel post partita di Mister Brevi, che comunque cerca di vedere anche il bicchiere mezzo pieno. Tutte le gare da qua alla fine sono più complicate sotto l'aspetto mentale. È facile, insomma, andare sempre a 100 all'ora, però ripeto, dal mio punto di vista la squadra ha fatto la partita, nel senso che, se non vado errato, Caglioni ha fatto tre miracoli. Abbiamo avuto la palla dell'1-1, abbiamo avuto soprattutto nel primo tempo la palla del 2-1, potevamo riaprirla prima, cioè abbiamo creato anche tante situazioni per poter far gol. Purtroppo il calcio è anche questo, è frutto di episodi. Abbiamo preso questo gol, siamo andati sotto, abbiamo sbandato un attimino, però abbiamo avuto le palle per poter riaprirla, per poter andare in pareggio, per poterla ancora vincere. Quando siamo andati sotto abbiamo sbandato un attimino a livello di equilibrio, volevamo rimettere in piedi subito la partita, e quello è stato sicuramente un po' un errore, dato anche dall'importanza della gara, dalle pressioni che ci sono, e la squadra voleva subito andare a ribaltare il risultato. Abbiamo rischiato in qualche situazione di ripartenza, ma anche in situazioni che avevamo noi la palla e abbiamo fatto degli errori abbastanza banali. E noi, ripeto, dobbiamo adesso andare a preparare da stasera la gara di Parma, mercoledì, e continuare a cercare di ottenere il massimo da ogni partita. Gabriele, Brevi ha detto abbiamo fatto noi la partita. A me sinceramente sembra di no, la Feralpi l'ha messa sui suoi binari e poi l'ha condotta in porto fino alla fine. Senza dubbio, sono totalmente d'accordo con te, ribadisco, bravissima la Feralpi Salò, bravissimo Michele Serena ad impostare la gara in questo modo, è riuscito a sfruttare al meglio i suoi terminali offensivi, che sono molto importanti, perché oltre a Braccaletti hanno Ferretti, comunque hanno anche delle carte giovani come Luca, che è entrato nel secondo tempo e che ha anche spezzato un po' il ritmo della partita col suo ingresso, perché il Padova stava riuscendo a guadagnare campo nella ripresa, perché va detto, nella ripresa il Padova qualche occasione l'ha creata, oltre al gol mi ricordo l'occasione sbagliata a Mazzocco, però troppo poco, soprattutto rispetto al Padova che avevamo visto nelle ultime settimane. Poi è naturale la che la Feralpi si abbassi a difesa delle vantaggi. Chiaramente, la Feralpi Salò soprattutto nel primo tempo, oltre ai due gol, ha avuto almeno due o tre occasioni in cui poteva chiudere il risultato già ben prima del 2-0, quindi diciamo che magari sono un tempo a testa, possiamo dire, ma i punti ha vinto meritatamente la Feralpi Salò. Ti do questa chicca finale. A fine partita abbiamo salutato Michele Serena, che comunque già ai tempi del Padova abbiamo avuto modo di apprezzare e conoscere, e ci ha garantito che mercoledì farà una partita, proverà quantomeno a fare la partita della vita anche a Venezia, e ne sono sicuro che lo farà, sia per la sua correttezza in quanto uomo, ma anche e soprattutto perché ho visto veramente una Feralpi Salò molto in forma, e non aveva a disposizione Guerra, che comunque è un giocatore che può sempre far comodo. E a proposito di Michele Serena, Tommaso, bisogna dire che l'ha preparata davvero bene questa partita, aggredendo il Padova sin dal primo tempo, creando anche superiorità a centrocampo. Sì, tra l'altro è stato, secondo me, ha trovato un buon modo di far convivere Ferretti e Gerardi, che non è facile, sono due prime punte e sono due giocatori che però si sono rivelati, come nella partita di ieri, ma come non li scopriamo certo
da ieri. Sono due giocatori assolutamente forti e che una squadra, che in una squadra come la Feralpi devono trovare il modo di giocare assieme. E poi è anche vero che comunque la Feralpi cioè, cominciava a rischiare di rimanere fuori dai playoff, perché con la vittoria di ieri si è portata a 45 punti, la quota playoff è 41. Non avesse vinto ieri sarebbe in bilico, quindi insomma doveva trovare dei punti la Feralpi, doveva svegliarsi, diciamo un attimo, e dovrà continuare a farne, quindi siamo fiduciosi che anche mercoledì contro il Venezia riesca comunque a esprimere un bel gioco, un bel calcio, come ha fatto ieri con il Padova. E mercoledì, come detto, giocherà anche il Padova, lo farà a Lugano nello scontro diretto con il Parma. Allora, rapidamente, prima di passare all'analisi della partita dei Crociati contro la Maceratese, vi chiedo, prima Gabriele e poi Tommaso, che partita vi aspettate quindi a Lugano? Sarà veramente una bellissima partita, secondo me, perché comunque il Parma vorrà continuare a conquistare punti e soprattutto in caso di vittoria porterebbe a 4 lunghezze di distanza dal Padova. Consoliderebbe almeno per il momento il secondo posto, che ricordiamo dà un vantaggio molto importante in occasione del playoff, perché permette di saltare il primo turno ad eliminazione diretta. Il Padova però, ne sono certo, ma sia per quanto ho visto anche oggi in allenamento con Brevi, anche i giocatori hanno grande voglia di rivalsa e quindi cercheranno appunto di riportarsi al secondo posto. Sarà una bellissima partita, nel senso che sarà molto combattuta. Magari non ci saranno tantissime occasioni da gol, perché le squadre, piuttosto di rischiare, cercheranno magari di stare più chiuse possibile Però per sarà evitare di combattuta. prendere il primo gol, però secondo me sarà veramente una bellissima partita da vedere. Tommaso? Sì, sono d'accordo. Vedremo un attimo come immagazzinerà questa sconfitta al Padova. Il Parma allo stesso tempo deve comunque dimostrare di poter, di convincersi di essere tornata grande, perché alla fine anche il Parma ha passato dei momenti non facili durante la stagione. E questo è uno scontro diretto importante anche per magari mettere della fiducia nella testa dei giocatori da parte per D'Aversa e i suoi in vista dei playoff. Spero solo non pareggino, perché un pareggio magari con poche reti o 0-0 anche potrebbe essere un po' una piccola delusione, E oltre potrebbe che chiudere definitivamente il campionato, sì, veramente oltre a quello metterci anche una pietra sì. sopra al 100%. Parma, che ha battuto la Maceratese per 2-0 di fronte al pubblico amico, e ha dunque scavalcato il Padova in classifica, come abbiamo visto in apertura. Tommaso, qui valgono più o meno gli stessi discorsi del Venezia, lo stesso risultato degli uomini di Inzaghi sul campo del Südtirol, un 2-0 con un doppio vantaggio nel corso del primo tempo e poi un secondo tempo di sostanziale gestione, in questo caso anche con un rigore sbagliato da Calaiò. Sì, il Parma aveva forse il vantaggio di giocare in casa, però allo stesso tempo giocava con una squadra che rispetto al Südtirol veniva da migliori sorti, specialmente dal punto di vista della classifica, perché fuori dal campo non è proprio così. Certo è che la Maceratese ha fatto quello che poteva fare, nel senso che non si è difesa, ha cercato di fare la sua partita. Un gol dopo 2 minuti a freddo così probabilmente ti taglia anche un po' le gambe, specie in un stadio come il Tardini, specie per una squadra che comunque, ripetiamo, ha già dei suoi problemi, tipo il doversi pagare per esempio, la trasferta Sì, a sì, proprie sì. spese, è già una cosa che insomma non è da tutti i giorni. Esatto, L'abbiamo raccontato. e dopo comunque sì, abbiamo visto Calaiò trovare il raddoppio e come io ogni volta che parliamo del Venezia cito Marsura, perché è un giocatore che secondo me dà là a tantissime azioni offensive dei lagunari. Allo stesso tempo qua ti cito Baraglie, perché è quel giocatore, quella molla Sì, e che è con D'Aversa impazzita. sta davvero trovando un ottimo rendimento. Andiamo proprio ad ascoltare D'Aversa, ma dopo di lui anche l'autore del primo gol del Parma, Nocciolini. Squadra avversaria, quando un giocatore qui si chiudono tutte le 11 la prova da capo, non è semplice, perché il palcoscenico del Tardini matura la volontà del giocatore avversario, ha una voglia di rivalsa, perché molto probabilmente pensano che sia l'occasione della vita, di non ritrovarsi mai più a giocare una squadra così importante. Poi diciamo che siamo stati bravi a non avere fretta nel trovare le soluzioni e soprattutto non concedere delle ripartenze, dove magari quando le squadre si chiudono in questa maniera la problematica può nascere, dove non si lavora bene con il marcatore preventivo e concedere le ripartenze. Siamo stati bravi a partire subito forte, nel primo tiro locale, comunque sapevamo la qualità della Maceratese e abbiamo forse un po' sofferto a fine primo tempo, però poi siamo riusciti a portare la nostra parte e a portare a casa 3 punti.
mi colleghiamo proprio a Padova con lo scontro diretto, e è un'ottima squadra, e si è visto anche all'andata, e però dai, veniamo da un momento, insomma, positivo, e possiamo mettere in difficoltà e lotteremo tutti dalla stessa parte e cercare di portare a casa il risultato. Tommaso, grande stagione di Nocciolini, è già 11 gol, il suo primo anno nella Lega Pro unica, fino a due anni fa giocava nel Ribelle in Serie D, in anonimi piazzamenti, veramente una crescita esponenziale da parte sua. Sì, infatti devo essere sincero, non lo conoscevo prima di questa stagione, ma insomma mi ricordo di una tripletta sicuramente, se non sbaglio, contro il Forlì, mi ricordo di gol importanti come anche quello nello scontro diretto col Venezia, è sicuramente un giocatore che offensivamente sa il fatto suo, e pare anche disegnato per il gioco di D'Aversa che sia appunto un ottimo terminale offensivo. E della situazione del Parma parliamo in compagnia di Simone Lorini, il direttore di parmalive.com, che salutiamo. Ciao Simone. Ciao, buonasera a tutti. Allora, iniziamo dalla gara contro la Maceratese, dicevamo una buona prestazione, e un Parma che sembra ormai essere uscito dal periodo di appannamento anche alla luce della buona prestazione offerta 8 giorni fa contro il Gubbio. Sì, sembra di sì, sembra che il Parma abbia ritrovato le sue certezze anche per il recupero di giocatori importanti, mi riferisco in particolare a Munari e Frattali, che sono partiti entrambi dal primo minuto ieri nella vittoria contro la Maceratese. È una prova non entusiasmante, ma comunque quelle classiche partite che una grande squadra deve saper vincere, deve vincere in questo modo, con un gol in apertura, raddoppio, la possibilità di farne anche un terzo, insomma, poi in secondo tempo di gestione. Niente di trascendentale, ma 3 punti facili che una big come il Parma, che ambisce alla promozione diretta, deve saper condurre. Sì, una gara vinta con tranquillità, magari risparmiando anche qualche energia in vista di una partita davvero davvero importante mercoledì sera contro il Padova, perché a questo punto l'obiettivo diventa il mantenimento del secondo posto. Senza dubbio la gara contro il Padova sarà decisiva, e a questo punto, con i risultati di ieri, Parma ci può arrivare anche nell'ottica di un pareggio, ecco, mantenendo così il secondo posto e il vantaggio sul Padova, visto che il Pordenone è ancora abbastanza lontano. Va detto comunque che a inizio campionato l'obiettivo era quello di giocarsela fino alla fine per il primo posto con il Venezia, ma in questo momento il Parma sta pagando l'avvio di campionato abbastanza col freno a mano tirato, diciamo così. Secondo te quali sono state le cause di questo scarso rendimento iniziale? Difficile da dire, forse c'è stata un'eccessiva fiducia in quello che era il gruppo storico, anche se onestamente i giocatori che a inizio magari faticavano un po' con Apolloni, un gioco abbastanza inesistente, ecco, nelle prime fasi del campionato, con D'Aversa si sono riscoperti titolari, si sono riscoperti decisivi. Penso per esempio a Baraje, che con Apolloni praticamente non giocava centrocampista centrale. Sì. D'Aversa l'ha rimesso al centro del suo progetto tattico, l'ha messo seconda punta con libertà di variare, ed è praticamente uno dei giocatori più decisivi, se non addirittura il più decisivo di questa squadra, al pari naturalmente di Calaiò, che è il vero bomber. E a meno di miracoli in ottica primo posto, comunque il Parma è una formazione che può fare la voce grossa ai playoff, è una squadra che può giocarsi veramente la promozione fino alle finali di Firenze, quantomeno. Ma sai, i playoff sono come i rigori, sono una sorta di lotteria, perché ogni 2 giorni c'è una finale. Il primo posto, per quanto mi riguarda, è un discorso assolutamente chiuso, strachiuso già da diverse settimane, anche perché Venezia sta tenendo un ruolino assolutamente irresistibile e si merita la promozione in Serie B senza il minimo dubbio, a prescindere insomma dai diverbi, dalla dialettica non particolarmente simpatica che sta tenendo la società lagunare. Sul campo la squadra di Inzaghi si merita tutto quello che sta conquistando, non perde credo da una quindicina di partite, ha fatto una serie impressionante di vittorie. Il Parma di D'Aversa stava tenendo botta, però il pareggio nel derby, il pareggio nello scontro diretto grida vendetta, perché sotto di 2-0 il Venezia ha saputo rialzarsi, ha saputo pareggiare, e questo non va naturalmente a favore del Parma, che in quanto favorita numero uno di questo girone avrebbe dovuto portare a casa la vittoria, ecco. Certo, ti ringraziamo Simone e buon proseguimento, a presto, grazie. Grazie a voi, alla prossima.
Passiamo ora, prima di entrare nella parentesi dedicata alla lotta per non retrocedere, ad analizzare la gara di giovedì sera del Mapei Stadium tra Reggiana e Pordenone. Tommaso, 0-0 risultato finale, un punteggio che favorisce sicuramente gli uomini di Bruno Tedino. L'effetto Menichini sembra terminato per quanto concerne la Reggiana. Sì, anche è vero che probabilmente sono due squadre che ormai hanno un po' poco da chiedere a questo finale di campionato, se non il cercare di trovare la quadratura esatta per presentarsi al meglio al via dei playoff. Il Pordenone magari è una squadra che comunque gioca sempre bene, cerca sempre di giocare un buon calcio, cerca sempre di giocare con scambi in velocità palla a terra, e quindi magari è sembrato forse un po' cercare di fare la partita. La Reggiana dal canto suo era in casa, è stato uno 0-0 un po' strano perché occasioni da gol ce ne sono state parecchie, però secondo me comunque non era una partita decisiva, erano due squadre che giocavano con abbastanza tranquillità, e la vera obiettivo di queste due squadre in questo momento è cercare di prepararsi al meglio per essere protagoniste poi durante i playoff. Abbiamo intravisto per qualche millesimo di secondo un paio di messaggi che ci sono arrivati. Eccoli qui. Il primo, Marco di Abano: è inutile stupirsi per la sconfitta di ieri, qualche campanello d'allarme c'era già stato con il Bassano, c'è bisogno di rifiatare un attimo, è proprio quello che dicevamo prima con Gabriele Fusarpoli e Tommaso Rocca. Il secondo, spero tanto di non essere offensivo anche inopportuno con voi, ma vi vedo ora in TV in diretta e vorrei fare solo i miei complimenti per la trasmissione perché mi piace molto, bellissimo e bravissimo il conduttore, ecco, quindi abbiamo già portato a casa anche una miratrice, ringrazio, grazie mille, scusatemi ancora, un abbraccio Giacomo, provincia di Milano, chissà se è reale questo Giacomo oppure se è... No, secondo me sarà reale, però te perché sappiamo che ci sono... te speravi che fosse una miratrice, invece e era invece Giacomo da Milano, no, è un ammiratore, questione di gusti, dai. tornando alla partita della Reggiana, Gabriele, possiamo dire che la Reggiana è una delle principali delusioni di questo campionato, perché a vedere la rosa, a vedere i giocatori, sembrava una squadra in grado di poter competere con le primissime. Guarda, io addirittura a giudicare la rosa, a leggere prima dell'inizio del campionato le varie rose delle 20 squadre del girone B, la Reggiana mi sembrava addirittura non solo potesse giocare fino alla fine, ma avere anche un pizzico, qualcosina in più rispetto a Parma e Venezia e Padova, perché aveva dei buoni ricambi. Poi però nel corso della stagione si è un po' persa per strada, lo ribadisco, forse l'errore più grande è stato affidarsi a un allenatore come Colucci alla prima esperienza in una prima squadra, perché arrivava da ottimi risultati nel settore giovanile, però era la prima esperienza in una prima squadra col cambio di presidente, perché è arrivato un presidente ambizioso come Mike Piazza, una Piazza che vuole vedere la Reggiana tornare ai fasti di un tempo, è un attimo sciogliersi il sole ed è quello che è capitato. Pensavo che con Menichini riuscissero a trovare la quadratura, invece nel corso delle partite è andato via via appunto sciogliendosi. Potrebbe anche essere, anche se non credo che sia studiato a tavolino, comunque un modo per riuscire a rifiatare in vista appunto dei playoff. L'ha detto prima Simone Lorini in diretta e lo ribadisco, il playoff è veramente una lotteria incredibile, giocare contro squadre che neanche conosci di altre girone, a meno che tu non guardi le varie partite, è comunque difficilissimo, e quindi magari stanno aspettando di giocarsi tutto alla fine. E ora, come detto, apriamo la già annunciata parentesi sulla lotta per non retrocedere, perché come vedete in sovraimpressione abbiamo in collegamento telefonico il capitano del Teramo, Ivan Speranza. Innanzitutto un saluto, ciao Ivan. Buonasera a tutti. Teramo, pesantissimo successo per 2-1 nel derby con la San Benedettese sabato pomeriggio, e chi è stato a segnare il gol decisivo al 92esimo minuto? Proprio Speranza. Allora, dici che sensazione hai provato nel vedere quel pallone entrare in rete? No, una bellissima sensazione, perché comunque è una partita per un derby, diciamo, una rivalità storica che sta qui a Teramo con la San Benedettese, quindi vincere all'ultimo minuto è stato veramente una gioia incredibile. Quindi una partita importantissima per noi che dovevamo vincere, e per fortuna ci siamo riusciti. Gran gol tra l'altro, perché non era facile dare quella frustata al pallone di testa. Sì, infatti stavo molto un po' fuori dallo specchio della porta, però è arrivata una palla
tesa forte e sono riuscito a girarla con forza, quindi è andata bene per fortuna. E oltre alla gioia per la vittoria nel derby, hai regalato al Teramo 3 punti davvero davvero pesanti per la lotta a salvezza. Sì, sì, quella è la cosa più importante. Per noi era un crocevia molto importante questo, perché noi comunque in casa dobbiamo cercare di vincerle tutte, e quindi con la San Benedettese è una partita importantissima. E ci siamo riusciti e dobbiamo continuare su questa striscia che stiamo facendo nelle ultime 3 partite, come abbiamo fatto il risultato, abbiamo fatto 7 punti, quindi dobbiamo continuare così per cercare di uscire direttamente da questa zona playout. Certo che la concorrenza è tanta, ci sono ben 6 squadre in 2 punti, voi compresi. Ti era mai capitata una situazione così incerta? No, no, assolutamente, infatti è molto, molto tirata la bagarre lì in fondo, quindi è difficile. Noi dobbiamo guardare comunque noi stessi, partita dopo partita, per cercare di darci fuori. Non è facile, ma ci metteremo tutto comunque. A vostro favore c'è però da dire che nelle ultime 3 partite avete conquistato 7 punti, quindi siete in una fase di ascesa. Sembra essere scattato qualcosina anche a livello tecnico. Sì, sì, giustamente l'inizio è arrivato, ha provato un po' di moduli per cercare di capire qual era il modo migliore per metterci in campo. Mi sembra che adesso abbiamo trovato la quadratura giusta e stiamo facendo abbastanza bene. Ripeto, non abbiamo fatto ancora nulla perché siamo ancora lì, e per cercarci di tirarci fuori dobbiamo fare ancora tanto, quindi dobbiamo continuare su questa strada. E tra 48 ore avrete la possibilità di allungare la vostra striscia positiva contro l'Ancona, fanalino di coda, una partita nella quale potete puntare al punteggio pieno. Sì, dobbiamo andare lì comunque a fare la nostra partita per cercare di vincere. Sappiamo che comunque l'Ancona non è una squadra morta, è una squadra viva. Comunque abbiamo visto che a Lumezzane si è giocata la partita alla grande, quindi è una squadra viva, quindi dobbiamo stare attenti e andare lì con la voglia e la concentrazione giusta per cercare di portare a casa 3 punti. E allora un in bocca al lupo per il proseguo del vostro campionato. Ivan, ancora complimenti per il gol di sabato, buon proseguimento, grazie ancora. Crepi, grazie, buonasera a tutti voi. Altra squadra che ha vinto nelle zone calde della classifica, Tommaso, è stato il Lumezzane, proprio contro l'Ancona, prossimo avversario del Teramo. Una partita che ha cambiato anche le carte in tavola in classifica, perché il Lumezzane ha fatto un bel balzo in avanti, l'Ancona ormai condannata alla Serie D, come dicevamo. Sì, penso che purtroppo per l'Ancona siamo ai titoli di coda, per così dire. Però sì, Lumezzani ha sfruttato questa occasione di affrontare l'ultima in classifica. Come hai detto prima tu, ce l'avrà il Teramo mercoledì, e se anche il Teramo la riuscisse a sfruttare, comunque continueremo a vedere che le squadre restano lì. Come ti dicevo prima, io se dovessi puntare un euro lo metterei su Mantova e Modena Salve, le altre 4 probabilmente dovranno passare per i play-out. Che hanno un po' rallentato Mantova e Modena nelle ultime settimane, ma comunque rimangono le favorite per evitare i play-out. Andiamo ora a vedere le ultime 2 grafiche, la prima quella relativa ai top del 32esimo turno. Abbiamo inserito al primo posto Bracaletti, giustiziere del Padova, doppietta decisiva tra le fila della Feralpi Salò. Poi al secondo posto, eccolo lì, Speranza, l'abbiamo appena sentito, gol decisivo nel derby tra Teramo e San Benedettese. Poi Garofalo, migliore in campo della partita del Venezia, quindi anche una nomina simbolica per premiare davvero la marcia, la cavalcata degli uomini di Pippo Inzaghi. Andiamo a vedere il prossimo turno, che si giocherà mercoledì in infrasettimanale: San Benedettese Lumezzana, Albinola Reggiana, Maceratese Bassano, Mantova Forlì, Pordenone Modena, Sant'Arcangelo Suttirol, Venezia Feralpi Salò, Ancona Teramo, Gubbio Fano. E poi mercoledì sera, eccolo lì, il big match Padova Parma. Ringraziamo gli ospiti che ci hanno tenuto compagnia questa sera in studio: Tommaso Rocca di Padova Sport. Grazie Alessandro, saluto gli amici a casa. E Gabriele Fusarpoli di Padova Gol. Grazie Alessandro e buonasera a tutti. L'appuntamento con speciale Lega Pro Girone B si rinnova lunedì prossimo, ma il calcio su Caffè 24 si rinnova anche il venerdì con Dilettanti in gioco, per approfondire il mondo del calcio dilettantistico padovano. Buona serata.